Salve a tutti ragazzi e bentornati al canale di ToxicGamer88. Riprendiamo su Horizon Zero Dawn, esattamente da dove ci eravamo lasciati, perché lo sto registrando tutto di fila, tutto. Cioè questa quest sembrava piccola piccola, invece è bella impegnativa. No, qui siamo da tutt'altra parte. Però abbiamo preso tutto. La porta è aperta. Suppongo fosse chiusa per l'allagamento. Allora, se scendi qui muori, Aloy, vediamo. No, vai. Ah, beh, un pochettino si è fatta male. Almeno abbiamo esplorato un bel po'. Cioè, non ha senso terminare la missione in fretta e furia, saltando Proprio dialoghi e come tutto. pensavo. L'acqua è sparita. Mi sa Chissà che se c'è dobbiamo qualcosa salire. laggiù. Però sotto c'è quella bobina che adesso la possiamo andare a vedere. Una bobina che dà più 51% ghiaccio, fulmine e corruzione. E questa è buona. Soprattutto per un arco da guerra che io non utilizzerò mai, almeno per ora. Poi può darsi che mi piacerà, lo dovrò provare, ragazzi. Sono tutto se da provare. Per esempio, il lanciacorde pensavo fosse un oggetto completamente inutile. Invece, un'arma che adesso è essenziale. Anche la fionda della loggia, all'inizio faceva schifo il sistema di mira. Adesso, diciamo che mi sono abituato ad utilizzarla. Perché abbiamo, guardate qui, il danno spaventoso che fa quest'arma. Quindi utilizzare una combinazione come cazzo si chiama sto coso? Il lanciacorde più bomba esplosiva è devastante. Poi se ci mettiamo pure le frecce dirompenti potete ben capire che possiamo fare una guerra. Quindi l'arco da guerra francamente non so dove mettermelo. Sostituiamo l'emettitore. Eccolo qui, c'è anche un punto dati. Dobbiamo andare lì, fermi. Ah, bene, un altro minigioco. Scusate, che devo fare? L'ho ripristinata la corrente. Ah, devo seguire lo schema. È dal basso verso l'alto o dall'alto verso il basso? Allora, gira in senso. Vabbè, orario. Ok. Questo sopra, va bene. Questo sotto. Ancora. Sopra e sinistra. Che cosa stai facendo con le mani, eh? Si è aperta. Manco per il cazzo. Quindi era da sopra al contrario. Quindi proviamo. Poi sopra e ce l'ho, giù ce l'ho, sopra e destra. Esatto, quindi era dall'alto verso il basso, ragazzi. Io ho fatto al contrario, però abbastanza banale. Pazzesco, funziona. Credevo avessi perso la testa a gesticolare così. Altro punto dati. Tour di addio. Andiamo. È finita. Ma dove? Suoneremo insieme Dov'è quanto? finita? Altre due volte, forse? No, Shelly. Tour di addio. Con una reunion fra 6 mesi. Le band fanno tutte così. Per i nostri amati fan. Non è così difficile restare in contatto, Shelly. Faremo pratica nel loro spazio. Dicono tutti Avrei così. giurato di averne visto uno. Ok, tour di addio sbloccato. Ok, fin quando sono così facili. Altri punti dati. Intanto ci prendiamo l'erba medicinale, che è importante, credo sì. A batteria. Ok, aggiustiamo il pannello e spegniamo questo posto. Non l'ho sognato. Non si sognano cose del genere. Ci sono altre cose qui perché non voglio
lasciare nulla indietro. Ho visto qualcosa che è qui. Andiamo a prendere. Raccattiamo tutto, ragazzi. Nel tempo c'è. Avrai bisogno di un carretto. Tutti abbiamo bisogno di un carretto, piccola Loi. Gilden. Va tutto bene? Sono sicuro, l'ho visto. Lo specchio, io... ne ero sicuro. Qui, alla finestra. Era... certo. Un gioco di luce, nient'altro. Mi spiace, Gilden. Era importante per te. Beh, quanto qualsiasi altro manufatto dei predecessori. Sto bene, va bene. E poi, cosa sono i tesori in confronto allo scavo? È per questo che lo facciamo. Lo scavo, non i tesori. E che scavo è stato. Per la grande forgia fiammante, non lo scorderò mai. Va bene, ora... dobbiamo occuparci di qualche riparazione. Perfetto. Cioè, non ho capito che cazzo stava cercando. Altre casse di scorta. Perfetto. E qui non c'è più niente. Ripariamo tutto sto coso. Grande Aloy. Molto più carino, no? Che significa? Che ha funzionato. Per la forgia? Sei fantastica! Te lo dicono spesso? Secondo me la risposta è sì. Me l'hanno detto un paio di volte. Oh, fa la modesta! Maestra delle arti dei predecessori, un'esploratrice che mette in ombra l'intera conquista e fa la modesta! E io non ho fatto tutto da sola, Gilden. No. No, immagino di no. Quindi cosa farai? Tornerai nella conquista? E privare la gente di Ultimo Canto della storia di questo incontro, neanche morto! E resterò qui un altro po'. Ma una storia raccontata meglio dai suoi protagonisti. Vieni a darmi una mano? Bacino di piena vuoto, okay. Interno accessibile, danni d'allagamento minimi. Sembra che il bacino sia stato prosciugato. Magari gli darò un'occhiata. Ma magari gli darai un'occhiata, gli darai un'occhiata. Più coraggiosa di me, ma adesso non lo metteva in dubbio. Allora dobbiamo... ok, attenzione, Aloy, attenta qui perché se muori ti uccido io. Di nuovo. Dove cazzo dobbiamo scendere? Scendi. Ma se devi scendere, perché sali? Ecco, puoi scendere qui. C'è il gradino piccolo, non ti butti. Usciamo. Beh, credo di aver raccolto tutto. Vediamo com'è la situation fuori. L'acqua è bassa. E a giudicare dal suono, credo che Lowlight sia già su questo. Sì, l'acqua è molto più bassa, però c'è tipo un ventaccio terribile. Abbiamo 1000 e passa di legno crinale. Oh, un altro punto dati. È qui vicino. Lo prendiamo, eccolo. Proprio a 2 passi. Ok. Vabbè, poi ve li faccio leggere tutti. Però già 2 volte che vedo lo stesso nome. Quindi o è una importante che ha a che fare con il DLC, oppure non lo so. Ma io perché sto prendendo da qui quando posso letteralmente fare questo? E ci sono delle rovine, mamma mia. Importante, ragazzi, ci sono anche delle rovine. Vediamo se troviamo una batteria.
Però almeno non abbiamo la preoccupazione di fare tutto di fretta, perché qui la missione è lunga. Non scherzava sul suono. Entra nel bacino di piena. Ok, lo prendiamo da qui. Dai, Aloy. Vediamo cosa c'è qui. Lasciati cadere, vai. Hai scoperto bunker gran fracasso. Scendi. Troveremo altri punti dati che ci daranno informazioni essenziali. Cazzo è sto coso? Ok, lì c'è qualcuno. C'è quella signorina che ci rompeva le palle. Ho perso il mio strumento musicale. L'ho trovato. L'ultima ragazza sulla terra. Bellissimo. Va bene. Altri punti dati, cioè mi sarebbe bello raccattarli tutti. No, io prima faccio un giro, fermi. Vediamo se c'è qualcosa di utile. No. Ah, ok, ecco. Sembri felice di poter suonare. Non so cosa hai fatto, ma l'acqua si è ritirata nel giro di una breve canzone. Cosa ne pensi della musica? Non avevo mai sentito nulla del genere. Perché non esiste un posto con una tale risonanza, una tale intonazione che ti scuote le ossa con potenza. E ovviamente nessun altro conosce tubi del genere. Li ho imparati a orecchio ancor prima di imparare a camminare. Grazie per aver rimosso l'acqua. Non solo per me, ma per i miei antenati e i loro canti. Ecco, tieni pure. Quale segno di gratitudine. Missione secondaria completata. Yes. Cosa ci ha dato? 3 baiori, porca troia. Ora sì che siamo motivati a fare tutto. Sì, però questa fa troppo bordello. Signorina, lei ha bisogno di un uomo. Non di sollazzarsi qua in mezzo. Ok. Mi ha preso 3 baiori. Fermi un attimo. E c'è ancora tempo per fare qualche cosa importante. Ecco un altro punto dati che non avevo visto. Prendilo. Ultima esibizione. In diretta dai celebri studi Lavandini Intasati, le Concrete Beach Party. E uno, e due, e uno, due, tre, e quattro. Se ci ascoltiamo un altro po' di ste cose diventiamo tutti pazzi e malati mentali. E io non ci voglio perdere quel briciolo di sanità mentale che ancora mi è rimasto. Quindi sblocchiamo sto falò importante. E visto che abbiamo ancora pochi minuti, direi di andare a vedere queste nuove macchine. Sperando che siano nuove macchine. Tanto il falò è qui vicino. Ho scoperto falò. Vediamo se ci sono anche missioni da raccattare. Cioè, adesso che cerco le missioni, perché mi danno i blu baiore, non ne trovo. Dobbiamo scendere. Voglio vedere questa macchina. Questo sicuramente è un ferrariete. Anzi, è un ferrariete. Ma qui invece ci sono altre macchine. Faccio un lago ghiacciato, bellissimo. Ci
ci sono. Cassa di scorta. Missione ce n'è qui? No. Nemmeno un punto dati. Quella è una macchina nuova. Una cosa devo riconoscere agli Oseram. Qualunque cosa facciano, la fanno con passione. Sì, ne ammazziamo qualcuno, ne distruggiamo qualcuno e vediamo cosa c'è. Mastini. Bene bene, questi sono mastini. Questi ci possono anche fare abbastanza male. A meno che non salvo nell'altro falò e poi ci diamo un po'. Io non voglio creparci qui, quindi almeno una salvata la voglio dare. Abbiamo scoperto falò, c'è qualche quest? No. Vabbè, che fa? Li tiriamo giù così vediamo quanta esperienza ci danno. Salvataggio rapido. Munizioni, carichi. Siamo pronti. Posso cavarmela? Sì, ce la possiamo cavare. Cazzo, dove? Qui è. Allora, vediamo se riesco. Ma qui ho trovato anche cassa di scorta, grande. Aloy, non mi farà fare figura di merda. Bravissima. Brava. Devo sbrigare. Cazzo, eccolo qui. Guardalo, guardalo. Ok. Come fotta. Possiamo utilizzare le frecce da fuoco per colpire. Ah! Attenzione a questo, che sono in due. Perfetto. Mostrami il fianco. Attenzione a quello, me la devo giocare così. L'ho presa adesso. Fermo. Resta. Attaccarle una ad una, altrimenti questi ci spaccano. Non vedete, fanno un po' di danno. Poi nel momento in cui lo blocchiamo, lo possiamo punire. Nessuna munizione, non è un problema. Bomba adesiva. Le bombe adesive fanno male, cazzo. Mori? Ho scoperto che le bombe adesive sono forse molto più potenti. Sì, cazzo, le bombe adesive fanno un botto di danno. E mi sa che utilizzerò principalmente queste. Però ci serve la vampa. Bobina 26% fuoco, non ci serve. Ah, c'ho un'arma, così vediamo. La lanciamine. No, non mi piace il lanciamine. Però in compenso abbiamo sbloccato pure questa zona. E ci salutiamo nell'ultimo falò. Se abbiamo preso tutto. A meno che non ce ne sia un altro, e questo è un problema. Però 11.000 punti esperienza, ragazzi. Porca puttana, sono numeri. Me lo tengo per dopo. Dai, sblocchiamo anche quest'ultimo falò. Zona Ferrariete. Bello. Tutto molto molto bello, magico ed eccitante.
Però troppa neve, cazzo. Troppa neve. Ti pare in un DLC del genere tu non mi puoi mettere le... le erbe medicinali, quelle a livello 14, all'interno, all'esterno e all'interno del dungeon. Mi metti per esempio quelle che curano del 60%, cioè è un po' seccante. Comunque ragazzi, termino qui questo episodio. Attenzione, attenzione, mancava il punto dati che cercavamo, l'abbiamo trovato. Stato del parco, leggiamo il taccuino, grande. Va bene, abbiamo fatto abbastanza per oggi. Noi ci vediamo col prossimo episodio di Horizon Zero Dawn. Alla prossima ragazzi.